Oggi Carlo si prepara a sposare una donna che gli garantirà una vita uguale alla precedente. Carlo? Così ti piacciono? Ma come piacciono a te, a me va benissimo. Senti Carlo, sono i piatti in cui dovremo mangiare per tutta la vita. Io gradirei sapere se a te piacciono o no. Ti pare? Il servizio è la cosa più importante nella casa degli sposi. Forse al signore piace un disegno un po' più allegro, come questo? Certo, questo è un disegno più semplice, diverso. Ma per costo, le piace? Sì. Oppure gli piace quest'altro? Sono tutti bellissimi. Io le prenderei due, così poi non dovete scegliere. Ma Carlo ha un problema. Sono Andrea Bruschi, l'interprete di 500, film ultra indipendente girato a Genova e alla Spezia, un road movie con pochi soldi, girato con pochi soldi ma con tante idee. L'idea del film è nata, noi volevamo fare un film assieme perché ci divertiva veramente, il gruppo si è anche consolidato grazie al film. Abbiamo cominciato io e Matteo a buttare giù stupidate come facciamo spesso, poi si sono raggrumate, è venuto Lorenzo, ha aggiunto delle altre idee, poi abbiamo pensato quante idee, ora bisogna trovare i soldi si sono trovati in modo facilissimo, devo dire, poi quelli che pensavamo di usare, circa un centinaio di milioni. Li abbiamo trovati, poi abbiamo girato il film e ne mancavano altrettanti, però questa è tutta un'altra storia. Ciao a tutti, io sono Manuela Ungaro e il mio personaggio è la presunta donna del protagonista Andrea Bruschi di 500. Sono Mao e ho fatto la colonna sonora di questo film che si chiama 500 perché è un film, perché pensavo di poter fare il mio film. Io non sono ancora un regista, ma anche se mi sto attrezzando, e penso che comunque anche nel fare delle musiche ci si possa immaginare una storia, e così è stato. Ho voluto fare il mio road movie mettendoci soltanto per il momento la musica e non le immagini. Abbiamo diviso la storia in tre parti e ha iniziato Giovanni Robbiano, poi la seconda parte mia e la terza parte di Matteo Zingirian, e ognuno ha messo un po' il proprio stile e la propria filosofia di vita in questo film, mettendo anche le cose che... La parte di Matteo è molto triste, esatto. Perché Matteo è una persona triste. E ha fatto una parte triste. No, cioè, muore, no? Alla fine, no? Hai visto? No, io la tua parte non l'ho guardata perché non mi interessa niente. Sì, infatti anche io lo guardo sempre la iniziato. Mia, anche quella di Lorenzo mi piace. Poi anche a me piace quella di Lorenzo. Però non guardo mai il film dall'inizio, guardo sempre quando da metà più o infatti meno. Infatti avresti dovuto guardarlo all'inizio, avrebbe fatto meglio... No, è brutto all'inizio. Poi io non ho messo nessuna filosofia di vita nel film perché non ho nessuna filosofia di vita. Nel film io interpreto Carlo Maggi, che è un ragazzo con un sacco di problemi, primo fra tutti è vergine, poi non può guidare la macchina in luoghi chiusi, quindi ha un percorso alternativo per la sua città, quando usa la 500 non può fare tunnel, ed è innamorato della sua fidanzata che appunto non giace con lui a livello biblico. E nonostante già questi problemi pesanti, gli arriva una telefonata di un killer che fa un numero a caso del telefono e gli dice che lui deve salvare il mondo perché questo killer sta per uccidere tutti i capi religiosi del mondo e lui è l'unico che può fare qualcosa. Maggi. E Kimberly dov'è? È partita con Simon. È partita? Per dove? Nigeria. Esatto. Domani a mezzogiorno alla Spezia. Io sopprimerò il Papa e i principali capi delle religioni mondiali. Cosa? Quello che hai udito è la verità. E io cosa ho ferito? Tu sei la mia difficoltà. Tenta di impedirmelo. Io?
Se non fai niente, domani il Papa e tutti gli altri moriranno. Tu devi fare qualcosa. Ti tengo al corrente, Maggi. Così ti aiuto. Solo noi sappiamo la verità. E quindi parte con la sua vecchia 500 insieme a una giornalista e alla fidanzata che lo insegue per andare a bloccare questo killer. E questa cos'è? È una 500. Lo vedo, ma farai 30 al massimo, sto catorcio. No, ti sbagli, se è lanciata bene fai 115 km all'ora. Dicevo, è un gioiello. Cosa fai? Disinfetto. Beh, lascio la parola all'insegnante di sceneggiatura. Beh, è stato molto difficile perché i ragazzi non sono, dovevano essere guidati da uno che ne capisse qualcosa. Loro scrivevano, poi io correggevo tutto durante la notte e abbiamo lavorato dapprima in gruppi separati e poi man mano che la storia si riempiva facendo dell'editing, cercando di coordinare le cose che c'erano tra un blocco e l'altro in tanti, che è esatto. Difficile. E man mano che il film finiva, di nuovo in gruppi separati. Siamo partiti da una sceneggiatura che avevamo scritto molto tempo prima e poi è stata scritta in un paio di mesi, direi. Sì, abbastanza rapidamente. Durante l'estate. Io nel film, oltre che diciamo recitare, sono anche co-sceneggiatore. È stata un'esperienza bellissima e rara comunque per un attore riuscire anche a scrivere insomma una parte del testo, no? Di solito uno improvvisa magari le battute lì per lì, le propone al regista, ma invece qui ho proprio partecipato alle sedute di scrittura del film. La cosa particolare di questo film è che ha tre registi, però la storia è unica, cioè ogni mezz'ora il film cambia regia, è praticamente il primo film schizofrenico della storia del cinema, oltre ad essere un film house, cioè completamente fatto in casa. La prima mezz'ora la fa Giovanni Robbiani, la seconda mezz'ora Lorenzo Vignolo e l'ultima parte, cioè la conclusione del viaggio, e non vi dirò se fermo il killer oppure no, e la fa Matteo Zingirian. Quindi lavorare con tre persone, cioè con tre registi, tre occhi diversi, è una cosa molto particolare, anche perché ognuno di loro aveva un'idea ben precisa su come doveva essere fatto il personaggio, però poi li ho fregati tutti perché poi c'ero io che dovevo farlo e quindi ho cercato di dare una dimensione, diciamo, di compattare un po' tutti gli input che mi venivano da uno e dall'altro. E il risultato lo vedrete voi, andate al cinema. Ognuno fa le cose indipendenti, poi per questo film ci siamo riuniti. Insomma. Matteo, ogni progetto è una cosa. Soprattutto il bagno, è un po' il suo settore. Il bagno? Sì, il mio la cucina. Questo andrà a tagliare. Vabbè, io me ne vado. Sì. Sì, okay. Sì, lui è più un produttore, io più uno sceneggiatore e Lorenzo più un regista. In questo film ci sono tre registi, un sacco di attori, ognuno in realtà faceva quello che gli pareva e penso anche per quanto mi riguarda l'aver goduto di questa grande libertà. E questo per dire chiudere significa che è un film veramente libero, 500, andatelo a vedere per liberarvi. 500 come un panda va difeso. E vivo il formaggio. Beh, se insomma il risultato è questo, noi ci siamo divertiti un casino sul set, immagino che per voi sarà la stessa cosa perché filtrano queste emozioni. Non si può raccontare il film, è veramente solo da vedere, ci metterei più del film a spiegarvelo, quindi vi conviene, fateci un salto, è una novità e sicuramente si distingue, siamo non paragonabili, non è poco di questi tempi. E vi aspetto, 500. Ciao.